contea di Bolzano, dove si leva il sole, c'è il catinaggio, massiccio che una storia duole. Un tempo era ricolmo di prati color rosso, mirabili da lontano, e più non posso. Era il giardino delle rose dei nani, che lì abitavano, lontano dai valligiani. Un filo di seta era il grande recinto, e l'ingresso alle caverne del regno un celato labirinto. Re Laurino era il loro sovrano, dal gusto sopraffino e intelligente nano. Un giorno inviò tre nani nel regno accanto a chiedere in sposa la principessa che lo lasciò d'incanto. Similda ella si chiamava, ma la proposta rifiutava. La delegazione prese ritorno affranta, subendo lo sberleffo dell'arrogante Vitesse, guardia violenta. Questi risposero per le rime e con tono imperativo, aizzando le ire di Vitesse, il cattivo. Lui inseguì i nani nella notte, uccidendone uno, e gli altri scapparono, rifugiandosi nel loro raduno. Informato dell'accaduto, Laurino rapì Similda con la magia. Il fratello la cercò dappertutto e dopo 7 anni scoprì essere del nano la regia. Si confidò col vecchio guerriero Ildebrando per sapere cosa fare. Lui, che conosceva la forza del nano e dove osare, venne chiamato l'eroe Teodorico da Verona, che di guerre le vinceva in ogni zona. I soldati partirono alla guerra per liberare Similda la Bella. Ma arrivati ai margini del regno, Teodorico consigliò la favella. Vitesse il cattivo non rispettò gli ordini della diplomazia. Tagliò il filo di seta e iniziò a calpestare le rose come preso dalla pazzia. Apparve Laurino duellando con l'arrogante soldato che lo derise. Ma vistosi sconfitto, Vitesse chiamò in aiuto l'eroe veronese. «Togliete la cintura al nano!» gridò Ildebrando. «È quella che gli conferisce la forza con cui sta vincendo!» Teodorico ebbe la meglio. Laurino liberò Similda bella come un giglio. Ella ringraziò il fratello per averla cercata, ma incredibilmente fu grata a Laurino per averla ben trattata. Teodorico tese la mano al re dei nani e delle rose e fu festa in grotte colme d'oro e pietre preziose. Poi nel sonno Vitesse ravvivò la battaglia con l'inganno. I nani utilizzarono il mantello dal magico panno che al comando del re invisibili diventavano, vincendo lo scontro e i soldati ingrati imprigionavano. Similda scese tra le prigioni presto presto, consegnando a tutti un anello per veder ogni nano nascosto. Poi liberò i guerrieri e per Ildebrando fu vittoria. Così Laurino venne confinato sotto la custodia vessatoria di Vitesse, insopportabile carceriere. Lui sì, disonorevole battagliere. Ma come sempre accade, l'eccesso di sicurezza si paga in una serata di dadi ed ebbrezza. Il prigioniero che dietro la schiena tenea le mani legate, sul fuoco bruciò corda e polsi nonostante le dolorose scottate. Fuggì senza essere scoperto, tornando nella sua montagna. All'aperto, arrivato tra le belle rose, ebbe un pensiero. I miei fiori stupendi attirarono il forestiero. Io vi incanto, mie amate rose, e vi rendo invisibili a chi è avido di tutte le cose. Da oggi l'ignobile uomo che tanto ci sfotte non potrà più ammirarvi né di giorno e né di notte. Ma nel far questo, Re Laurino il crepuscolo aveva scordato. E da allora il giardino appare ad ogni tramonto col suo rosso incantato.
Questa è la storia del Rosengarten e di Laurino, re del catinaccio, monte dal tramonto rubino. E se vi è piaciuto il racconto, condividetelo.